particolare nella quale si lavora duro anche per tutta la giornata, ma c'è anche una sorta di alone di mistero, di fascino particolare, anche di cose che entrano poi in un'indagine come quella dei delitti del mostro di Firenze legati all'esoterismo e alla magia. Non a caso questo tipo di filone entra prepotentemente durante il processo d'appello a Pietro Pacciani, quando vengono presentati all'improvviso i famosi test alfa, beta, gamma, delta, fra i quali c'era proprio Giancarlo Lotti e anche una donna che aveva vissuto nei paraggi proprio di Scopeti, che addirittura faceva delle punture ad un mago, tal Salvatore Indovino, e di lì, dottor Giuttari, si parlò di questa villa dei misteri a Faltignano, che dista poche centinaia di metri proprio dalla piazzola dell'85. Quanto c'entra e se c'entra il mondo della magia e dell'esoterismo in questa inchiesta, dottore? Ma guardi, quando si affronta il tema dell'esoterismo, della magia, si è portati ad essere diffidenti, a non credere, forse perché non vogliamo pensare seriamente che possano esistere tra di noi persone capaci di fare quello che magari abbiamo avuto modo di leggere in trattati o in libri di esoterismo o di magia, tranne quando, come è avvenuto recentemente nel Baresotto, con le bestie di Satana, certo. Dobbiamo veramente prendere coscienza che purtroppo esiste anche questa costellazione, esatto, no, sotterranea. Ora, nella vicenda del mostro di Firenze ci sono più elementi oggettivi che riportano all'esoterismo e che io ho voluto richiamare nel mio libro. Oltre a quello a cui ha fatto cenno lei, di questa casa, di queste testimonianze molto precise che hanno riferito durante il processo di sedute spiritiche all'interno di questa colonica, che era frequentata tra l'altro anche da Vanni e da Lotti, quindi esatto, dai cosiddetti compagni di merenda, dove c'era un mago che, guarda caso, proprio la notte del delitto degli Scopeti, pur essendo gravemente ammalato, si è fatto accompagnare lungo quella strada e ha gettato un'occhiata lì verso la tenda dei due francesi. Oltre a questo ci sono altri elementi, secondo me, particolarmente significativi. Elementi che già troviamo nello stesso Pacciani, perché a Pacciani, in una delle primissime perquisizioni, quando era stato perquisito addirittura non per i delitti del mostro, ma per possesso, detenzione di armi proprie, fucili da caccia, gli erano state trovate delle ricette di magia nera, libri sul satanismo e un cartellone perfettamente uguale a quello che una donna che frequentava questa colonica di cui abbiamo parlato prima aveva notato proprio nel luogo dove c'erano queste riunioni a sfondo magico o esoterico, Quindi già in Pacciani c'era un tipo di letteratura molto particolare. Le posso dare un'aggiunta, per esempio, nel disegno che poi viene ritrovato in Pacciani, quello del generale, dio della morte, insomma, c'è qualcuno che evoca dei segni esoterici. Ma queste possono essere interpretazioni. Però noi abbiamo delle ricette scritte di pugno sulla magia nera, abbiamo dei libri specifici sul satanismo, non abbiamo libri di altro genere. Quindi già in Pacciani c'era questo. In più, in questa vicenda noi abbiamo nel luogo in cui si erano accampati i due francesi prima di essere uccisi agli Scopeti, quindi nel luogo del precedente accampamento, abbiamo il rinvenimento di un cerchio fatto in pietre con all'interno una croce di legno capovolta all'incontrario, cioè un simbolo chiaramente Sampatico. Satanico, sì, satanico. Un simbolo satanico. E lì nei pressi una cartuccia per pistola calibro 22
marca Winchester serie H, cioè come le cartucce, uguali alle cartucce utilizzate dal mostro per uccidere. Quindi abbiamo quest'altro elemento oggettivo. Quindi non dobbiamo ragionare soltanto a livello di ipotesi, ma forse a livello di qualcosa più di ipotesi, di una semplice ipotesi. Questa ipotesi comunque recentemente, per quanto mi riguarda, si è notevolmente rafforzata, e spiego anche perché. Contrariamente a quello che avevano sostenuto diversi esperti, che delitti di questo tipo erano incompatibili con la partecipazione di più persone, perché il piacere che provava questo mostro non l'avrebbe potuto condividere con altri, contrariamente a queste affermazioni, devo dire che in altra parte del mondo, e proprio in quegli anni, esattamente dal maggio 1981 a settembre 1982, vengono uccise una serie di donne con gli stessi tagli delle vittime del mostro. A un certo punto questa serie di omicidi si interrompe, ma si interrompe perché l'ultima vittima non muore subito e riesce a dare degli elementi alla polizia che consentono di identificare l'autore, un furgone, perché aveva fornito dei dati, i dati di un furgone, un numero parziale di targa, quindi identificano una persona. Quello che sto dicendo, in Italia non c'è un documento in italiano, anche andando in internet, che lo richiama. Nessuno ne ha mai parlato, eppure esiste, è esistito, si trova facendo delle ricerche in lingua inglese, nei motori americani soprattutto. Ebbene, la polizia individua una persona, questa persona collabora, fa i nomi dei complici, erano in quattro, quindi delitti di gruppo, non di un serial killer solitario, ma c'è ancora di più, perché viene indicata una stanza all'interno di un appartamento nella disponibilità di questo gruppo, dove la polizia fa irruzione e dove trova le tracce di riti celebrati in onore di Satana, con parti asportate dal corpo, della donna. Quindi in quegli anni in America, e questo è il caso, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, perché magari per chi ha interesse si sarà incuriosito e vorrà farsi delle ricerche, è il caso noto in America come The Chicago Rippers. In quegli anni quindi c'era un gruppo di assassini che insieme quindi si condividevano questo piacere, e con le parti asportate celebravano dei riti in onore a Satana. Senta, le posso chiedere... l'unica diversità, se vogliamo trovare una diversità, una diversità è che lì erano solo donne, in Italia la coppia, però noi sappiamo che c'è l'obiettivo, l'obiettivo principale era la donna. Quindi ecco, se consideriamo le uccisioni, le mutilazioni alla donna, sì, ma proprio di quella parte del seno, certo, preciso, sono delle uccisioni fotocopia,
Anche questa è una cosa abbastanza affascinante. Dice, non altro tipo di mutilazione, quella mutilazione. Senta, dottore. Sinistro, io non voglio scendere nei particolari. C'è qualcuno che ha parlato, ha evocato anche, per esempio, il famoso l'omicidio del 51, quando Pietro Pacciani vide l'amante, la fidanzata che palpeggiava un seno. Della... Quella fa parte della storia del primo processo. Non è stata ripresa, non più è stata più ripresa nel secondo ripreso, Pacciani non è stato più giudicato in appello, quindi è finita là. Questi sono però casi realmente accaduti in un'altra parte del mondo, con gli stessi, con le stesse modalità, con le stesse modalità. Un flash, Luigi, per non perdere d'occhio questo è a sfondo esoterico satanico. E allora io credo che se questo si fosse saputo all'epoca, forse avrebbe aiutato un po' a riflettere. Non c'era internet, non c'erano i motori di ricerca. Senta, come mai l'assassino o il gruppo ha lanciato dei segnali di sfida dopo Scopeti? Per esempio la lettera alla dottoressa Della Monica, eccetera. Secondo lei, guardi, perché? Dopo l'ultimo delitto succede qualcosa. Succede qualcosa all'interno del gruppo, perché si verificano fatti che mai in precedenza si erano verificati. Non solo la lettera col reperto umano alla dottoressa Della Monica, ma anche le tre lettere ai tre pubblici ministeri che si interessavano della vicenda, con tre proiettili e con un bigliettino, una testa vi basta. Dobbiamo fermare, ci fermiamo un attimo, abbiamo l'ultimo break pubblicitario, poi torniamo e torneremo anche all'attualità con Michele Giutari. A proposito, qui si continua a parlare, l'ultima parte della nostra trasmissione, Il mostro, anatomia di un'indagine, è il libro di Michele Giutari. Michele Giutari è qui con noi, come avete visto nel corso della trasmissione. Uno dei protagonisti del libro è anche Michele Giutari, io l'ho letto, mi sembra che insomma, lo scrittore poi il protagonista, perché dal 95 fino ad oggi continua a seguire queste indagini, è un personaggio scomodo Michele Giutari, perché è troppo legato a questa vicenda, perché da alcuni amato e da alcuni odiato, come insomma c'è scritto anche nell'ultima parte del libro. No, Michele Giutari è un poliziotto che ha sempre fatto il proprio dovere e che ha parlato chiaramente di sé in questo libro, perché come si diceva all'inizio, il libro è una ricostruzione fedele di tutta l'attività investigativa che ho svolto, degli atti processuali e non processuali che ho esaminato, che ho redatto, gli atti investigativi, e quindi chiaramente non potevo fare a meno di parlare di me, di parlare anche delle mie vicissitudini professionali, probabilmente legate a questa vicenda, che probabilmente hanno potuto danneggiare anche la mia carriera, ma che dall'altra parte sicuramente ne ha guadagnato la mia coscienza, e quindi non ho nessuna forma di rammarico. Ma lei fa capire come se ci fosse qualcuno che è interessato a non conoscere la verità? No, io non è che esprimo delle opinioni, per carità, io espongo dei fatti, e nell'esposizione dei fatti io racconto anche quello che ho vissuto, perché ad un certo punto della mia carriera ho dovuto interrompere di fare l'operativo, e quindi sono stato fermo, ed era proprio agli inizi in cui si stava indagando sull'ipotesi dei mandanti, sì. Questo terzo livello, l'ipotesi dei mandanti, sì. Ecco, agli inizi credo che chi ha avuto modo di seguire la stampa a Firenze se lo ricordi, subì dei trasferimenti ai quali non aderì, perché si opponeva alla mia dignità di uomo e di poliziotto e di professionista. E allora sono stato fermo più di un anno e mezzo,
ed è stato l'arco di tempo che ha fatto venire fuori proprio in maniera dirompente la parte letteraria della mia anima. È stato quello l'arco di tempo in cui ho scritto Scarabeo, un libro, un romanzo che ha avuto una buona accoglienza e non solo in Italia, che mi ha dato e sta continuando a darmi grandi soddisfazioni e che sostanzialmente posso dire mi ripaga delle tutte le amarezze che ho vissuto. Senta, poi lei poi, Vittorio, parla benissimo al fin ultimo capitolo di questo nuovo, ecco, arriviamo perciò all'attualità, che si occupa delle indagini dal lato Perugia, come si dice, insomma. Il sostituto Mignini, che si sta occupando della vicenda di questa morte del dottor Narducci. Ricordiamo brevissimamente, il corpo fu ritrovato, fu ripescato dal lago Trasimeno, e dopo qualche tempo quella che era stata definita una morte naturale per un incidente invece ha dato adito a una riapertura dell'inchiesta. I familiari del dottor Narducci sostengono e hanno sempre sostenuto l'assoluta morte naturale, la causa naturale della morte del figlio. Ecco, perché si è inserito il dottor Narducci, Giuttari, in questa vicenda legata al mostro di Firenze? Guardi, qui andiamo a toccare... Anche se so che non può dirci molto perché c'è un'inchiesta in corso, no? No, qualcosa sicuramente la posso dire. L'attività è ancora in corso, c'è un incidente probatorio da alcuni mesi che è in corso presso il giudice istruttore di Perugia. È un'attività che sto continuando a seguire collaborando col pubblico ministero dottor Mignini. A proposito di questa morte di questo medico nel lago Trasimeno, posso dire questo, che i risultati di medicina legale, anche i risultati tossicologici, sembrano aver dimostrato che la morte non si sia verificata così come a suo tempo si era creduto. Come pure un'altra consulenza disposta dal PM, che già ha formato oggetto anche di valutazione da parte di un tribunale del riesame, quindi non stiamo rivelando nulla di segreto, ha dimostrato che il cadavere che era stato recuperato il 13 ottobre 85 dal lago era di dimensioni inferiore a quelle reali del medico, se non ricordo male di 7 centimetri e 3. Quindi ci sono questi riscontri oggettivi e riscontri medico-legale che ci dicono che la morte sarebbe avvenuta in altro modo. In particolare una perizia, una consulenza del professor Pierucci dell'Università di Pavia ci dice che il cadavere del vero medico presentava la frattura della cartilagine sinistra dell'osso ioide, tipica da strozzamento o strangolamento, e quindi non una morte per annegamento come era stato ritenuto. Ma quali sarebbero i legami tra Narducci e la Toscana? Poi diciamo, non tutti seguono bene. Guardi, anche su questo punto l'ordinanza del Tribunale del Riesame del Tribunale di Perugia che ho richiamato prima evidenzia questa connessione con la vicenda fiorentina e quindi su questo sui motivi di questa connessione io però andrei molto cauto per non generalizzare, non soltanto anche per una forma di rispetto del dolore dei familiari di questo medico che vanno rispettati, però bisogna andare cauti perché questa connessione può spiegarsi in diversi modi. Può essersi limitata alla frequentazione di certi personaggi
è di un certo territorio, può aver riguardato la conoscenza di alcuni fatti che si sono realizzati in quegli anni, può essere consistita anche in qualcos'altro, ma dobbiamo essere ancora più cauti, a mio giudizio, perché in questa vicenda del mostro di Firenze ritengo che ci siano alcune morti, chiamiamoli satelliti di contorno, di soggetti che comunque avevano un qualche collegamento con la storia del mostro di Firenze, vuoi perché conoscevano e frequentavano qualcuno degli indagati o ne erano stato l'amante, vuoi perché erano familiari, vuoi perché, ecco, quindi certo. Ci sono delle morti rimaste tutte ad opera di ignoti che potrebbero essere state determinate magari da per evitare che potessero diventare dei potenziali testimoni, cioè persone quindi che potevano sapere qualcosa e per evitare che parlassero sono state eliminate, qualcuna, ecco, architettando qualche incidente, mi riferisco alla mamma col bambino. Beh, certo. Si era pensato un incidente stradale, la macchina che era uscita fuori strada e poi invece erano stati uccisi. Perché è un fatto notorio, parlare di Milva Malatesta, fra l'altro una famiglia disgraziata perché poco tempo prima c'era stato anche il suicidio, anche quello ammantato da un certo mistero del padre. Il padre, sì, la vigilia di Natale del 1980 è stato trovato impiccato nella cantina dell'abitazione, l'abitazione, però coi piedi che sfioravano il terreno ed erano gli anni in cui quella casa è risultato dagli atti del processo era frequentata dai compagni di merenda. Com'è complicato indagare su una cosa che è venuta davvero tantissimi anni fa? Cioè, è complicatissimo. Perché muoiono i personaggi. E questo io in un certo senso invidio al mio investigatore di carta Michele Ferrara, perché il mio investigatore di carta si confronta con fatti attuali che capitano lì per lì. Nel quotidiano. Mentre nella realtà non sempre capita così. E nel caso del mostro di Firenze, peraltro, si è dovuto indagare a distanza di tanti anni. Sono i titoli di coda, ma una domanda gliela devo fare. Se, come era doveroso, lei fosse andato nel 95 a Bari a fare il capo della squadra mobile, la sua vita come sarebbe stata secondo lei? Secondo me avrebbe preso sicuramente un'altra piega. A quest'ora sarei stato questore, ma non sarei stato scrittore. Famoso scrittore, ormai lo possiamo dire. Poi non avrebbe conosciuto tutti i misteri che l'appassionano. Ma lo possiamo dire che l'appassionano. Io non so se avesse abbandonato totalmente il discorso legato ai delitti del mostro di Firenze. Era prima di arrivare. Sì, però cominciava a montare, diciamo, questa... No, perché dalla DIA di Firenze ero stato mandato a dirigere la mobile di Bari, prima di prendere possesso, quindi non avrei avuto modo di occuparmi del... Ci ha pensato però qualche volta, eh? Ci ha pensato, sì, a questo particolare. Sì, ma questo è stato un colpo del destino che mi ha portato a un cambio di rotta all'ultimo momento, perché il trasferimento già mi era arrivato per Bari. Sono felice non tanto per la mia vicenda personale, perché ho maturato quest'anima letteraria che mi ha portato e mi porta successo, ma sono felice perché sono convinto, e i fatti ne sono testimonianza, di aver quantomeno contribuito anche io a dare giustizia a chi ha diritto di avere giustizia, ai familiari delle vittime. Abbiamo finito, ringraziamo il dottor Giuttari, sperando di averlo nei prossimi mesi. Le indagini proseguono, vi ricordo ovviamente il libro, Il mostro, anatomia di un'indagine, uno dei tanti libri, ma sono tutti belli, e noi invece ci vediamo lunedì prossimo, come sempre, con Diretta Studio, buon proseguimento di sera. Grazie, arrivederci a tutti.